Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qua al Salone del Libro, così numerosi. Ringrazio, parto proprio dal padrone di casa del Salone del Libro, del vicepresidente Mario Montalcini, che è qui con noi, che ringrazio per averci dato questa opportunità di essere in questa edizione straordinaria, fantastica. Basta aver visto la coda che abbiamo appena fatto per entrare, il gran successo di Torino di cui sono sempre stato convinto. Oggi per noi è una giornata particolare perché presentiamo un nostro spettacolo che è stato coprodotto da 3 teatri, quindi anche qui una dimostrazione di come il gioco di squadra tra teatri stabili, quindi il Teatro Stabile di Torino, il Teatro Nazionale, il Teatro Stabile di Genova e il Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, hanno unito le forze per produrre in anteprima uno spettacolo veramente unico. Chiaramente Il nome della rosa, che viene dal famoso libro di Umberto Eco, che ha vinto anche un premio Campiello nel 1981, edito da Bompiani, da Bompiano, testo di Massini, reinterpretato da Leo Muscato, che è qui con noi, che è qui alla mia destra. Un altro segnale importante di questo spettacolo è la collaborazione e il sostegno che abbiamo attivato con Fideuram Intesa San Paolo Private Banking, la private banking numero uno d'Italia, e qui ho vicino a me Stéphane Vacher che ringrazio in modo particolare, perché è un grosso segnale in un momento come questo in cui la cultura della nostra città per noi reputiamo sia centrale nel dare un servizio ai cittadini, al pubblico, e quindi soddisfare sempre il nostro spettatore con spettacoli particolari, che in un momento in cui di difficoltà, insomma, di crisi economica, avere in questo momento dei partner, dei supporter, dei sostenitori che credono nel teatro come anche formula di avvicinamento del pubblico è un segnale molto bello, molto importante, e stiamo anche lavorando insieme proprio per consolidare questa partnership, e non solo, ma il 23 ci sarà l'inaugurazione di questo spettacolo, che durerà 3 settimane, quindi fino all'11 giugno, e poi con la nuova stagione farà anche un tour d'Italia, e quindi darà l'opportunità anche a noi, ai nostri attori, a chiunque ha lavorato, e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, ringrazio gli attori che hanno reso possibile anche uno spettacolo così importante, di cui, insomma, tutti noi conosciamo grazie al libro di Eco e grazie anche al film. Ecco, un segnale importante di anche il teatro che parte dalla nostra città e va in giro per i principali teatri più importanti d'Italia. Vi ringrazio, passo la parola alla mia destra, al nostro direttore Filippo Fonsatti, per insomma, entrare un po' più nel dettaglio anche nel tour che farà questo spettacolo. Grazie ancora a tutti e passo la parola a Filippo. Due parole sulla genesi del progetto, che nacque in tempi non sospetti, lo dico insomma con tutto l'affetto e il ricordo per Umberto Eco, perché decidemmo di lavorarci prima della sua scomparsa e prima anche dell'annuncio dell'aggravamento della sua malattia. Quindi oggi suona e risuona come un ricordo affettuoso a poco più di un anno dalla sua scomparsa. In realtà, e con l'intenzione, era molto diversa, era quella di restituire attraverso il teatro i contenuti, le emozioni, anche la profondità intellettuale di uno dei libri indimenticabili della nostra letteratura, che ha venduto, credo, oltre 50 milioni di copie. È un gesto d'affetto anche legato con radici profonde alla nostra città, perché molti di voi ricorderanno che Umberto Eco ha compiuto qui i suoi studi universitari,
E c'è un bellissimo aneddoto che ho già avuto modo di citare pubblicamente, mi scuso per chi lo sentirà ripetere, narrato in un suo breve scritto ripubblicato qualche mese fa dalla nave di Teseo, che racconta come lui, essendo diciamo in convitto al collegio universitario, dovesse rientrare entro una certa ora perché c'era di fatto il coprifuoco, e quindi si è fatto le ossa al Teatro Carignano come spettatore di teatro, ma purtroppo mancando quasi sempre il finale degli spettacoli, perché chiudendo il convitto alle 11 di sera non poteva vederne la fine. E quindi il giorno dopo parlava con un suo altro amico di quegli anni che faceva invece la maschera, che non poteva vedere l'inizio degli spettacoli perché doveva infilare la gente in sala, ma si vedeva tutti i finali, e quindi si raccontavano l'un l'altro l'inizio e la fine. Quindi ci piace che in qualche modo l'anima di Umberto Eco rientri a teatro dopo tanto tempo in quel Carignano che lui più recentemente ha frequentato per difendere nel corso di un processo il valore del liceo classico, ricorderete, messo in discussione, no? Con le nuove frontiere della formazione globale, ma che in realtà in gioventù frequentò molto. La genesi di questa versione teatrale affonda le radici in un aneddoto, un incontro fortuito ad un festival nelle Fiandre, sulle rovine di un'abbazia, nel quale venne presentata una versione in lingua francese del Nome della Rosa teatrale, curata dallo stesso Eco, del quale si dice Eco non fosse poi così soddisfatto. Si incrociarono, credo, ma poco più, Umberto Eco e Massini in quel contesto, e anni dopo Massini ricevette la commissione di curarne una versione teatrale nel rispetto però del testo letterario, quindi limitando in qualche modo le invenzioni drammaturgiche per restituire il più fedelmente possibile i contenuti letterari di quel romanzo straordinario. A quel punto interviene l'amico Leo Muscato, che insomma è di casa al Teatro Stabile ed era fresco da un gran successo col suo As You Like It, produzione shakespeariana che abbiamo portato in giro in tutta Italia, anche in Estremo Oriente, in Cina, con grande successo, e grazie al suo tramite, al suo entusiasmo, abbiamo capito che ci fossero i requisiti per tentare la sfida, perché di sfida si tratta, mettere in scena un testo così importante che in qualche modo è scolpito nel nostro immaginario collettivo, direi tra diverse generazioni e anche tra diversi generi, perché ricordiamo tutti il libro, ma forse altrettanto o ancor più la versione cinematografica, a tutti i contorni della grande sfida. Per costruire questa grande sfida abbiamo messo nelle condizioni Leo Muscato di lavorare con il massimo agio, garantendogli intanto un cast di All Stars che sono in buona parte presenti qui questa sera, questa mattina non li cito tutti perché insomma rischierei di dimenticarne qualcuno, li vedo qui davanti in prima fila, ma insomma sono beniamini del nostro pubblico o del pubblico del teatro italiano, ma anche della TV, ma anche del cinema, premiatissimi. E devo dire, insomma, il loro apporto all'esito lo giudicherete voi, ma è davvero straordinario. Ovviamente Leo lavora con Margherita Palli per le scene, che è una delle più grandi scenografe del teatro italiano, tutti la ricorderete come partner di direi decine di allestimenti di Luca Ronconi, e l'ultimo partner determinante è stato appunto l'ingresso di Fideuram, Banca Fideuram, che ha potuto garantire una maggior certezza anche dal punto di vista economico per una produzione che è straordinariamente impegnativa. Come citato dal Presidente, condividiamo l'avventura e la sfida con due teatri importanti come quello di Genova e quello del Veneto, e la prossima stagione, a riprova dell'interesse che in qualche modo, dell'attesa che in qualche modo circonda questa operazione, si ripartirà da Genova a settembre con le prove, si debutterà a ottobre, poi si andrà avanti per tutta la stagione in quella che
si annuncia come una delle tournée più lunghe del teatro italiano negli ultimi tempi. Quindi insomma, uno spettacolo che nasce qui ma andrà molto lontano e non escludiamo che possa andare anche all'estero. E vi ringrazio per essere accorsi così numerosi oggi, vedo anche molti giovani, a riprova del fatto che quel libro, scritto senz'altro parecchi anni prima che voi nasceste, ancora oggi suscita quella curiosità, quell'interesse per ciò che rappresenta e per la profondità del suo messaggio. Passo la parola a Leo, grazie. Buongiorno, benvenuti. Insomma, Filippo parlava di sfida, di fatto... Ecco, mi sentite? Eccolo là. Si parlava di sfida, di fatto noi la sfida l'abbiamo accettata, ma ad un certo punto abbiamo dovuto per forza dimenticarci di sfide in corso, perché l'unica cosa che ci preme, l'unica cosa che ci ha sempre premuto nel corso di questo lavoro è stato... l'obiettivo di poter arrivare in scena con uno spettacolo che da subito facesse dimenticare agli spettatori un'eredità così importante come quella del romanzo e un'eredità altrettanto importante di uno fra i film più riusciti della cinematografia degli anni 90, appunto il film di Jean-Jacques Annaud. E in realtà non è stato poi particolarmente complicato, particolarmente difficile, perché di fatto c'era ci veniva incontro proprio la scelta drammaturgica di fondo del modo in cui poi si andava a raccontare questa storia, perché a differenza del film e in qualche modo anche a differenza del romanzo, questa nostra storia ha un protagonista, una sorta di super partes, è in qualche modo la storia di ricordi raccontati a distanza di 60 anni da parte del giovane Alzo, che all'età di 15-16 anni avrà vissuto una delle settimane più complesse, più complicate e anche più trasfiguranti della propria esistenza. A distanza di 60 anni decide di raccontare gli eventi accaduti in quella settimana, e quindi tutta la storia che noi andiamo a raccontare in qualche modo ha un che di onirico, c'è una distanza da tutto quello che viene raccontato, sempre filtrato attraverso quelli che sono i ricordi. Infatti noi in scena già dall'inizio abbiamo il personaggio del vecchio Azzo che è chiuso nel monastero di Melk, detta i ricordi di ciò che è accaduto in quella settimana, e man mano che detta questi ricordi, man mano che ricorda concretamente quello che è accaduto, questi suoi ricordi si manifestano lentamente uno dopo l'altro, a volte anche in maniera disordinata, davanti ai suoi e ai nostri occhi di spettatori. Proprio perché lo spettacolo doveva avere questo carattere abbastanza onirico, chiaramente nel momento in cui con il team creativo formato da Margherita Palli, da Silvia Imonino che ne ha curato i costumi, da Alessandro Verazzi che ha fatto le luci, e anche Fabio Massimo Iacuone e Luca Attivi che hanno contribuito in una maniera importante con delle videoproiezioni che hanno un carattere onirico molto, molto forte, di cui qui non riuscito a godere niente perché il giorno in cui abbiamo fatto queste fotografie non c'erano videoproiezioni. Abbiamo provato ad immaginare un luogo che mettesse gli spettatori di immaginare le decine e decine di luoghi in cui quest'opera viene raccontata. In realtà con Margherita Palli abbiamo immaginato uno spazio molto astratto, una sorta di scatola nera piena di fessure, di entrate, di uscite, una scatola molto astratta che attraverso l'entrata e l'uscita di oggetti, la caduta di oggetti attraverso delle proiezioni riuscisse a mettere lo spettatore nella condizione di poter immaginare quei luoghi, di poter immaginare quegli spazi, di poter immaginare anche quegli umori. Invece abbiamo delegato, per quanto riguarda la storicizzazione dello spettacolo, abbiamo delegato tutto, più o meno tutto, alla qualità dei costumi. Infatti con Silvia Imonino ho fatto una ricerca abbastanza importante sulla storicità proprio, no? dei costumi, ma anche sulla materia. Chiaramente poi Silvia ha optato per la scelta di materie particolari, materie che non fossero poi così tanto pesanti, così tanto grezzo da poter portare in scena, soprattutto d'estate, soprattutto in tournée per 6 mesi, e in realtà tutto lo spettacolo ha un visivo che veramente riesce ad evocare un alto medioevo,
però ha tutto un carattere molto astratto, molto onirico, dovuto anche a tutto ciò che viene raccontato attraverso le videoproiezioni, che hanno un carattere puramente, sostanzialmente evocativo. Sono partito dall'esteriore, no? Per poter arrivare poi all'interiore, nel senso che lo spettacolo, che ha la durata più o meno di 2 ore e mezzo, 1 ora e un quarto, 1 ora e 20 il primo atto e 1 ora e 5 il secondo atto, è strutturato in 2 parti. È uno spettacolo che veramente abbiamo investito tutte le nostre risorse, tutte le nostre energie per poter creare uno spettacolo che fosse quanto più dinamico possibile, con una sequenza abbastanza serrata di scene che mettessero lo spettatore sempre di essere un passo indietro rispetto a quello che si raccontava, nel senso che dovevamo sollecitare continuamente l'immaginazione dello spettatore, dovevamo sollecitare continuamente delle possibilità di non mi viene il termine di dovrebbero li abbiamo messi in una condizione di dover captare continuamente quello che già sta per quello che dovrebbe stare per succedere. E per poter mettere in scena questo spettacolo ci siamo avvalsi della collaborazione di 13, appunto, come diceva Filippo, 13 attori, veramente uno più bravo dell'altro, veramente al di là del fatto che siano all stars, sono uno più bravo dell'altro, e c'è qualcuno di loro che interpreta anche più personaggi, perché poi alla fine lo spettacolo è composto di almeno una 40 di personaggi interpretati poi da soltanto 13 attori. E qui davanti a me, io li, insomma, voi non l'avete citati, ma io li vorrei coinvolgere, perché altrimenti non ha senso non coinvolgere. Allora, cominciamo da faccio la valletta, è il momento valletta di Remuscato. Allora, cominciamo da Gigi Di Berti, che interpreta insieme a Giovanni Ansaldo, sono il giovane e il vecchio Arzo, si assomigliano anche. Raccontate gli occhi, la barba, i capelli, anche qua. Raccontate qualcosa dal punto di vista del vostro personaggio. Ma brevemente, si tratta di un personaggio che evoca, e quando evoca, quello che lui pensa si visualizza, una specie di regista in scena, ecco, in 2 parole, e sostanzialmente di questo si tratta per il personaggio di Arzo il Vecchio. Il tutto con i ricordi che di mano in mano evoca possono essere dolorosi, ironici, allegri, forse è un aggettivo un po' eccessivo, però insomma varie, molto variegati, e questo è quanto. Giovane Arzo. Giovane Azzo, io vivo quello che lui evoca, ma io sono una funzione, io dipendo esclusivamente da Guglielmo, seguo lui, imparo da lui, sono la sua ombra, proprio anche a livello fisico lo seguo spesso, quindi non riesco a parlare di me senza coinvolgere Luca Lazzareschi, che è Guglielmo, scusami, l'ho fatto da solo. Che ci volevo arrivare, chiaramente il giovane Arzo, scusate, stiamo dando le spalle, ma il giovane Arzo fondamentalmente vive una settimana speciale, una settimana particolare, perché suo padre praticamente lo affianca a una tra le più grandi menti, uno fra i più grandi luminari di quel periodo, che è un frate francescano, ma di fatto è uno scienziato, è un poliziotto, è stato anche è un filosofo, in realtà è un vero e proprio maestro. E questo personaggio, appunto, Guglielmo da Baskerville, è interpretato da Luca Lazzareschi, che per tutta la settimana, il personaggio di Guglielmo da Baskerville, viene invitato in questa abbazia per poter incontrare una delegazione di vescovi e cardinali mandati dal Vaticano, e una delegazione di francescani mandati dall'imperatore, in un momento storico in cui c'erano 2 papi. In realtà viene mandato lì anche per presiedere a questo incontro, ma si trova coinvolto in un giallo che poi riuscirà a risolvere nel giro di una settimana, ma questo ve lo racconta lui. Allora, sì, è una grossa responsabilità, come potrete capire. Io volevo subito mettere le mani avanti, perché già in un paio di interviste, e credo che anche nelle prove, allora, siate pietosi, perché l'unica cosa in comune che abbiamo Sean Connery ed io
sono i pochi capelli. Questa è l'unica cosa che abbiamo in comune, tutto il resto non esiste. Paragone, veramente, siate pietosi, non lo fate. E anche l'altezza, sì, vabbè, tante cose. Quindi evitiamo di fare paragoni. Naturalmente però il film, come il libro, letto da 50 milioni di persone, quindi immaginiamo in Italia quanti milioni di persone conoscono il libro, esattamente conoscono il personaggio di Guglielmo. Io mi faccio carico di tutta la sapienza, non ho le spalle abbastanza forti da tollerare questo carico di sapienza, di filosofia, di logica, di razionalismo, di ironia. Cerco di umilmente di rendere quello che posso rendere di questo personaggio che ormai è nella memoria collettiva di tutti, in primo luogo grazie al libro naturalmente, ma anche, dobbiamo dirlo, grazie al bellissimo film di Annò. Il compito è arduo, insomma, speriamo di portarlo a termine nel miglior modo possibile. Voglio solo dire una cosa, che il personaggio di Guglielmo è un personaggio estremamente moderno, è uno dei grandi personaggi, non della drammaturgia, perché non è nato per la drammaturgia, è nato nella letteratura, ma è un grande personaggio drammaturgico, cioè porta in sé quei grandi conflitti anche tra il mondo moderno verso il quale lui si rivolge, verso il quale è un uomo del mondo moderno, del mondo contemporaneo, e invece i grandi conflitti che gli derivano dall'essere ancora fisicamente un uomo del suo contemporaneo, cioè di quel medioevo oscuro che, ecco, racconta così bene nel suo libro. E quindi è un uomo contemporaneo, un uomo che vive il conflitto tra il pensiero e l'azione, che vive il conflitto nei confronti dei grandi estremismi ideologici, religiosi, che sono quanto mai, ahimè, adesso ancora molto attuali. E quindi speriamo di riuscire a far quadrare il cerchio, e Sean Connery mi perdonerà, e faremo del nostro meglio. Allora, in questa abbazia è presieduta da diversi frati, c'è un abate che comanda in questa abbazia, ma c'è anche un'altra figura estremamente importante, che è il vecchio bibliotecario, che poi si scoprirà essere una figura cruciale di tutto il giallo che si dipana durante tutta la storia, che poi viene risolto soltanto sull'ultima scena, che è una scena anche molto importante anche da un punto di vista prettamente teologico, perché poi sono un paio di scene con confronti estremamente anche emozionanti dal punto di vista proprio della scrittura. E il personaggio del vecchio bibliotecario, che è chiuso lì dentro in questa abbazia da ormai 60 anni, 70 anni probabilmente, è interpretato da Renato Carpentieri, che voglio adesso invitare qui. Ha detto quasi tutto, dei contrasti ideologici che stanno in questo convento. Io sono uno, il mio personaggio, che è convinto di essere la mano di Dio, e questo in quest'epoca ce ne sono tanti che sono convinti di essere la mano di Dio. Quindi abbiamo bisogno di più Guglielmo da Baskerville, di più logica, di più razionalità, di più attenzione agli altri, mentre invece questo è chiuso e rigido, perché la storia, come voi sapete tutti, è tenere nascosto la... Aristotele ha scritto sulla tragedia, tenere nascosto il pezzo, lo scritto di Aristotele sulla commedia, perché è pericolosissimo, perché una volta in mano a filosofi ed eretici, avrebbe fatto crollare tutta la costruzione
della religione, della Chiesa Cattolica e così via. Quindi ci sono ancora troppe persone convinte di essere la mano di Dio. È Renato Carpentieri che parla di Padre Pio. Allora, in questa abbazia ad un certo punto arriva il cattivo per eccellenza, che in questo caso è rappresentato dalla figura di un inquisitore che, come dice Guglielmo, non va alla ricerca dei colpevoli, ma giustizia soltanto, va alla ricerca dei sospetti soltanto per poterli bruciare. Ed è il personaggio di Bernardo Gui, che anche lui è invitato in questa abbazia per poter presiedere al famoso incontro, al famoso dibattito di cui si parlava prima, soltanto che anche lui da inquisitore viene coinvolto in questa serie di morti accidentali o sospette di omicidio che si alternano in questo convento, e quindi viene invitato anche lui a indagare sulla faccenda, e il personaggio di Bernardo Gui è interpretato da Eugenio Allegri, che però... Applauso. Emozione, gioia, felicità. Che però abbiamo già visto in realtà in un'altra scena, nel primo atto, interpreta anche il personaggio di Ubertino da Casale, che è un intimo amico di Guglielmo, i due si rincontrano dopo diverso tempo, ma poi nel secondo atto interpreta il personaggio di Bernardo Gui. È molto bello essere esattamente gli estremi opposti nello stesso spettacolo, sebbene poi alla fine nell'ambiguità del personaggio di Ubertino, che è ovviamente un francescano, amico di studi ad Oxford, poco di meno che ad Oxford di Guglielmo, ma in realtà nasconde alcune debolezze della carne, e quindi è un personaggio che ha una densità poetica proprio determinata dalla sua ambiguità, che invece dall'altra parte poi diventa un personaggio che di ambiguità non ne ha, nel senso che è decisamente, nettamente, convintamente un despota, un padrone dell'assolutismo religioso, della regola, e che quindi, appunto, come si dice nel testo, gli basta che qualcuno sia semplicemente sospetto e lo condanna, non c'è bisogno della colpevolezza provata. E quindi il testo, lo vedrete sulla scena, non è il caso adesso di rievocarlo qui, però è stata una bella sfida, grazie a Leo e ai miei compagni di lavoro, perché è veramente una compagnia straordinaria, e quindi anche se stiamo cercando tutti i giorni insieme a questa grande macchina quello che deve succedere, quindi giorno per giorno ci stiamo conquistando la nostra presenza sul palcoscenico, le nostre relazioni, i nostri sguardi dentro questa macchina bellissima, questa cosa, e quindi poco per volta questi personaggi stanno venendo fuori. Io sono molto felice di essere in questo spettacolo, e sono molto felice che il prossimo anno, insomma, lavoreremo molto in giro per l'Italia, quindi ringrazio soprattutto Leo Muscato, con cui sono al terzo spettacolo, due a tema religioso, e quindi sono per cui. E poi siamo in un periodo di grande attualità, perché tutto avviene in un momento in cui ci sono due imperatori che si combattono per il Sacro Romano Impero e ci sono due papi, esattamente come in Italia, che abbiamo due presidenti della Repubblica, uno emerito e l'altro effettivo, e due papi, uno emerito e l'altro effettivo, e quindi siamo dentro l'attualità più pregnante che avremmo voluto via. Grazie. Provo ad aggiungere una cosa. Allora, Guglielmo da Baskerville, Jorge da Burgos sono personaggi inventati, ma Bernardo Gui è esistito veramente, era veramente l'inquisitore, quindi può servire. Allora, questa abbazia è abitata da una serie di personaggi, insomma, molto interessanti, che partecipano tutti quanti allo sviluppo della trama. Molti di loro muoiono più volte, proprio perché questo alternarsi di personaggi. Vorrei invitare a dire due parole anche Marco Zannoni, che interpreta l'abate di tutta la trama. Buon
Buongiorno, sì, io interpreto la parte dell'abate, insomma, il timoniere dell'abbazia in pratica. E la cosa interessante è un po' sempre al di là della vicenda, ma proprio è l'incontro, diciamo, di un'epoca così buia, così triste e in qualche modo anche proprio chiusa, con questa modernità eccessiva per l'epoca del Guglielmo da Baskerville. È il conflitto, diciamo così, interiore di tutti i componenti dell'abbazia e in particolar modo dell'abate, è proprio dover chiedere aiuto a colui che appare così illuminato, così profondamente cosciente di ciò che avviene nel mondo, ma doverlo chiedere con parole antiche, con parole inadeguate. E quindi la mia ricerca dell'anticristo a tutti i costi, negli angoli, nei cassetti dell'abbazia, viene smontata dall'intelligenza, dalla razionalità, dalla pulizia mentale di quest'uomo, Guglielmo, e questo sconvolge profondamente ogni assetto religioso, assetto teorico che può essere dell'abate, ma infine anche degli altri miei colleghi monaci, insomma. E quindi credo che e così io come figura ondeggio tra cercare aiuto in lui, in Guglielmo, e quando mi sembra che tanto lui dell'anticristo non si cura, mi rivolgo subito a un cane da penna come Bernardo Gui, che sono certo mi stana. Questo malefico anticristo lo porta alla luce, gli dà fuoco e ci salviamo tutti. Sbaglio, perché le cose non andranno così. Grazie. Per chi ha letto il romanzo, per chi ha visto il film, si ricorderà i personaggi memorabili proprio, no, di questa storia. Ce ne sono due in particolare a cui io sono particolarmente affezionato, anche per la ragione per cui un aspetto particolarmente poetico poi di questo allestimento, di questo spettacolo, ce l'hanno due personaggi particolari. Io partirei dal personaggio di Salvatore, che in questo caso è interpretato da Alfonso Postiglione. Ricordate Salvatore, no? Il monaco che parla una lingua di Babele praticamente. Infatti ho scoperto che uno dei personaggi, oltre a Guglielmo Baskerville e Azzo, di cui si ricordano tutti, e quindi casticamente insomma una bella responsabilità riprodurlo. E due parole, insomma, è un personaggio strano perché parla una lingua strana, che in realtà sono tante lingue messe insieme, tra lingue europee, lingue e dialetti italiani, il volgare dell'epoca e il latino chiaramente. È un personaggio molto enigmatico perché chiaramente attraverso questa lingua non si capisce bene da dove venga, chi sia, che genesi abbia, e fondamentalmente rappresenta forse insieme al personaggio di cui credo della ragazza, intendevo insomma, di cui parlerà tra poco Leo, rappresentano forse due. Umberto Eco ha buttato insomma in questo romanzo due personaggi puri che rappresentano un po' qualcosa, insomma, anime innocenti che vengono schiacciate fondamentalmente dal potere, prima ancora che dagli accadimenti criminosi al centro del romanzo, ma fondamentalmente da quello che racconta il romanzo, cioè appunto la violenza del potere in tutte le sue forme. Sono due ragazzini forse, mai cresciuti, soprattutto Salvatore, chiuso Salvatore in un corpo di un adulto, ma in realtà un bambino che verrà schiacciato da un mondo così adulto, che ne approfitterà, diventerà poi un capro espiatorio fondamentalmente, è una vittima di questo mondo oscuro, forse mai completamente cancellato nell'animo di ogni essere umano. Appunto, come Alfonso anticipava, un altro personaggio estremamente bello, estremamente importante nel romanzo, nello spettacolo, è proprio il personaggio della ragazza. È uno dei pochi personaggi che non ha un nome. Il romanzo si chiama Il nome della rosa.
C'è un momento in cui il vecchio Hudson, ricordando, dice: dell'unico amore carnale io non sapevo e non seppi mai neppure il nome. Questo personaggio non pronuncia mai una parola nel corso sia nel romanzo che nel corso del nostro spettacolo, ma invece ha una funzione drammaturgica estremamente importante, estremamente, direi, anche poetica. In questo caso il nostro personaggio è interpretato da Arianna Primavera, che per mezzo spettacolo praticamente canta dal vivo. In realtà non posso aggiungere tanto, perché tra Leo e Alfonso hanno detto praticamente tutto. Io interpreto questo personaggio, che è l'unico personaggio femminile in questo spettacolo, in un universo assolutamente... Mi avete lasciata sola? In un universo completamente maschile. Quindi è proprio una cosa che sto vivendo realmente. Potete vedere che, insomma... niente, quindi il regista ha deciso di provare a... riportare questo non silenzio del personaggio, perché c'è questo incontro appunto tra Azio e la ragazza, dove lei lo apre all'esperienza dell'amore carnale, ed è un incontro molto importante. Quindi questo personaggio è un po' un filo conduttore del ricordo che Azio vive. Il fatto è che lei parla una lingua volgare che lui non comprende, quindi tra di loro non ci potrà mai essere uno scambio. Un dialogo reale, e quindi cercheremo di tirare fuori qualcosa con questo canto, se ce la facciamo. Adesso basta. Volevo presentarvi anche gli altri personaggi che abitano l'abbazia. Siete ancora qui? Allora, c'è un altro personaggio, in realtà me lo stavo dimenticando, un altro personaggio particolarmente poetico, perché anche per l'interpretazione poi che ne fa, che in realtà è un ex dolciniano, è un ex eretico, è uno che si è nascosto in questa abbazia per poter cancellare in qualche modo quello che è stato il suo passato e per poter ricominciare una nuova vita. In realtà, quando nel momento in cui arriva Bernardo Gui, va a stanare l'unico incolpevole di questa, cioè non l'unico, uno dei tanti incolpevoli di questa storia, e questo personaggio, Remigio da Varagine, è interpretato da Franco Ravenna. Ha detto tutto con un saluto. Poi abbiamo qui, allora, c'è Giulio Baraldi, viene anche con Giulio Baraldi, che fa la balletta con me adesso. Giulio Baraldi, che interpreta il personaggio di Severino. Questo, raccontacelo un po'. In realtà sono il più alto della compagnia, come si può vedere. Leo mi chiama per quello, perché riempio gli spazi. E no, Severino è l'erborista, in realtà è anche il dottore dell'abbazia, e la storia si svolge nel 1327, e 10 anni prima, nel 1316, ci fu la prima autopsia pubblica, per cui, oltre a una ricerca che appunto andava verso le stelle, andava verso l'universo, si cominciò a fare anche una ricerca verso il basso, quindi dentro i corpi delle persone. E quindi io ho la fortuna di ricevere nel mio obitorio tutti i cadaveri delle vittime che accadono in questa abbazia, e quindi ogni volta nel mio studio c'è questo momento in cui si cerca insieme a Guglielmo di capire chi è stato a fare questo omicidio. Grazie. Marco Cubetti è un altro attore che interpreta due personaggi. Interpreta un serio cattivo, e anche lui interpreta un altro personaggio buono, perso nei meandri della sua memoria. Ce li racconta lui. Sì, io interpreto quello che in realtà è il braccio del vecchio Jorge,
il bibliotecario che nel momento in cui Orge è nascosto, chiuso in questa abbazia, fa le sue veci, quello che l'ha sostituito. In realtà è un uomo, come dirà poi Orge a un certo punto, è un uomo stupido, in realtà, e sarà proprio la sua stupidità a far sì che lui diventi, che lui abbia una sorte non bella come tanti altri. Il tema della stupidità è un tema forte, è un tema forte come è forte il tema della verità. Ecco, il tema della verità e della menzogna in questo testo vanno a sommarsi ai temi che così bene i miei compagni e che ha parlato prima di me fanno di quest'opera un'opera veramente contemporanea che ci permette di ragionare analogicamente sul contemporaneo. Ecco, ci sono troppe persone, ha detto prima Renato, che si sentono di essere la mano di Dio in tutti i sensi, non solo religioso, ma pensiamo anche all'ambito politico, all'abuso della politica e del potere, e l'abuso del potere proprio si nutre dell'uso della verità manipolata e dell'uso della menzogna. Ecco, l'uso politico della menzogna è il pericolo più grande del mondo contemporaneo. E la verità è un tema che attraversa profondamente anche l'altro personaggio che interpreto, che è un vecchio in realtà non stupido come Malachia, che è il braccio del potere che agisce pedissequamente e stupidamente. In realtà è un personaggio che è perso nelle sue visioni e quindi ha una sacra follia, potremmo dire, che fa arrivare a dire a Guglielmo che forse, a pensare a Guglielmo e a dire nel romanzo, che forse in quella sacra follia c'è un fondo di verità. Ecco, la verità che ritorna ed è proprio quello scampolo di verità che contribuirà a far sì che Guglielmo riesca a risolvere il caso che gli è stato affidato. Questi sono i due personaggi. Abbiamo qui anche Daniele Marmi, che interpreta il personaggio di Bencio, che è una serie di soldati, di frace, che interpreta... Vuoi raccontare una cosa? E poi c'è Mauro Barinello, che è nascosto, mi devo dire, arriva Mauro Barinello, vieni a raccontarci qualcosa, vieni Mauro Barinello. Anche lui interpreta 7-8 personaggi. Come diceva Silvia, sono degli eroi proprio, perché cambiano costumi pesantissimi una marea di volte. Sì, ma buongiorno a tutti. Vorrei essere brevissimo a dire che ho la fortuna anche di interpretare Berengario, che è un personaggio che porta in questo romanzo l'omosessualità. Io non conoscevo il romanzo prima che Leo mi coinvolgesse nel progetto, l'ho letto, mi è piaciuto un sacco, ma una cosa fantastica è che la modernità di Guglielmo fa sì che l'omosessualità non venga mai giudicata dal suo personaggio ed è una differenza enorme se pensiamo all'epoca in cui si svolge. Poi, vabbè, sarebbe figo che nella nostra modernità non fosse giudicata l'omosessualità, no? Come invece succede, però insomma sono contento di portare questo valore, se così si può, di diversità nello spettacolo. Vorrei soltanto invitare il mio alter ego del visivo, che è Silvia Imonino, che cura i costumi di quasi tutti i visivi. Silvia Imonino ha curato i costumi di questo allestimento. Salve a tutti, che dire? La prima cosa che a me mi ha emozionato moltissimo, ma è una cosa privatissima che non so che ti interessa. Io il primo lavoro che ho fatto nella mia vita, bambina, fu di fare l'ultima degli ultimi degli schiavi, degli assistenti, dai costumi del film del Nome della Rosa. E quindi mi sono ritrovata ieri che cucivo dei guantini di Guglielmo da Baskerville
e ho mandato a Pescucci, costumista del Nome della Rosa, la mia immagine di io che cucivo i guantini ancora di Guglielmo da basket dopo 34 anni, perché avevo cucito quelli del primo, quindi per me questa è una cosa emozionantissima. Dal punto di vista della ricerca ho cercato di non riguardare mai il film, quindi lo guarderò solamente dopo la prima, per cercare di avere a che fare con questi personaggi, questi attori, quindi cercare di guardarli. Sono tutti sai, come tutti dicono, in realtà è vero, per voi sono tutti sai. A me hanno dato la possibilità di fare una grande ricerca nuovamente, invece sulle varie differenze di vari ordini, personaggi, eccetera, prendendosi anche delle libertà, anche perché io non ho mai dimenticato che la cosa che con lei abbiamo deciso come strada, che c'era bisogno di storicizzare perché il resto era astratto, ma allo stesso tempo di dare una piccola sempre memoria, che siamo nella memoria di un ragazzo impressionato, quindi non stiamo raccontando la realtà, stiamo raccontando quello che un ragazzo si ricorda di alcune cose che lo hanno molto scioccato, perché era la prima volta in un mondo in cui il visivo non esisteva, se non quello diretto, lui incontrava alcune cose, quindi ci sono come delle piccole esagerazioni nei personaggi o nell'arrivo dei messi papali, ossia sono tutti come dei piccoli giri di manetta in cui uno fa una specie di eccesso, perché in realtà è lo shock che è impresso nella memoria di un giovane che per la prima volta usciva dalla sua melica. Tutto qua, grazie. Grazie. Se ci vogliamo sedere, perché noi adesso passerei la parola a Stefano Vachet di Fideuram, insomma a cui siamo veramente grati per il contributo che riesce a dare a questa nostra visione, a questo nostro spettacolo. Grazie. Bene, grazie Leo. Buongiorno a tutti, devo dire che far parlare dopo il cast artistico il Private Banker vuol dire rischiare grosso l'angoscia post coitum. Okay. Allora cercherò di ridurre il più possibile questa angoscia spendendo poche parole per dirvi perché abbiamo subito voluto essere a fianco del Teatro Stabile di Torino attorno a questa produzione, per una serie di motivi: per il legame storico affettivo che lega Fideuram alla città di Torino, per i valori che lo Stabile di Torino ogni giorno sul territorio incarna, di un teatro di grande qualità ma anche di grande democraticità, per il cast, da Massini che ha scritto, a Leo che ha fatto la regia, agli attori. Abbiamo capito subito che questo sarebbe stato lo spettacolo teatrale dove essere a Torino nel 2017. E poi la partnership è stata una di queste partnership che ci piacciono, perché partnership che non consiste semplicemente nel mettere il logo della banca in basso a destra, ma partnership che ci ha consentito di organizzare lunedì una serata in anteprima per i nostri clienti, amici, banker, in anteprima nazionale, anteprima internazionale, mondiale, anteprima cosmica del Nome della Rosa, e quindi saremo molto felici di essere tutti insieme da lunedì in poi a Torino e poi di seguire lo spettacolo in giro per l'Italia. Grazie a tutti voi, quindi. Grazie Stefan, ed è veramente, abbiamo lavorato insieme anche sull'apertura al pubblico, e la vostra anteprima è particolarmente bella perché permette anche ai vostri clienti e a chi magari non frequenta le nostre sale di venire anche a vedere, oltre alla bellezza del Carignano, anche i nostri spettacoli. È un cast stellare come Leo ci ha presentato. Volevo, prima di passare ancora la parola un attimo a Filippo per i ringraziamenti, visto che siamo nel Salone del Libro, ringraziare anche Bompiani che ci ha permesso realizzare, poi interpretare con Leo questo bellissimo testo. Filippo, tu volevi anche un ringraziamento particolare e personale a Mario Andreose, che ci ha raggiunti, che insomma è stato fondamentale, perché attraverso la sua fiducia e il suo tramite con Umberto Eco questo progetto ha potuto essere realizzato, e quindi un grazie sincero e sentito a Mario Andreose. Grazie.
Grazie, mi associo anche ai ringraziamenti. Di fatto abbiamo fatto quasi un retroscena oggi, perché ci sarà anche il 24 l'opportunità al Teatro Gobetti di ritornare a incontrare gli attori in collaborazione con DAMS per ulteriormente dare l'opportunità, e vedo anche tanti giovani che sono qua con noi, mi fa particolarmente piacere, perché il teatro è anche, deve partire dai giovani. Noi abbiamo anche una scuola per cui puntiamo molto su quello, e quindi ci sarà un'altra opportunità di incontro. Adesso direi che è l'occasione per, visto che abbiamo ancora qualche minuto, perché poi dobbiamo lasciare la sala, di qualche domanda, nel caso ci fosse qualche domanda. Una mano alzata. Prego. In realtà non è una domanda, ma è una cosa bene augurante per Leo e per gli amici attori meravigliosi che sono qui con noi. Nei miei tanti tentativi fallimentari di intervistare Umberto Eco, più o meno sempre da queste parti, fallimentari perché poi ne ricavavo molto poco, una volta gli chiesi del nome della rosa del pendolo di Foucault e come ricostruzioni storiche, come, e usai malauguratamente la parola oscurità del Medioevo. Umberto Eco, che era molto gentile con i giornalisti, mi rispose: lei non ha capito assolutamente niente, perché il nome della rosa è il romanzo più astratto e meno storico che ho scritto, e quindi il fatto che tu abbia adoperato quella parola astratto mi sembra il viatico per un viaggio importante dello spettacolo. Non è per fare spoiling, ma finisce bene o finisce male? Sì, è una sorpresa, ma un commento sulle due fini da parte vostra, sui due finali. Leo, direi lasciare a te la parola. In realtà è un finale che possiamo vedere da due punti di vista diversi, perché in qualche modo ci sono una serie di morti, qualcuno viene addirittura ammazzato, qualcuno muore soltanto per la curiosità nell'inseguimento di questo manoscritto di cui poi alla fine si va alla ricerca. Io direi che finisce male da diversi punti di vista, ma dietro c'è anche, non so come dire, una possibilità proprio di speranza. Ne parlavamo qualche giorno fa anche con Renato Carpentieri, che mi ha messo una pulce nell'orecchio a cui non avevo pensato. Finisce male, diremmo, quasi da tutti i punti di vista, ad una prima immagine, perché la curiosità di Guglielmo lo porta ad esasperare delle relazioni che ci sono tra i personaggi, fino a portare alla distruzione completa della biblioteca, che è uno fra i tempi più importanti della storia, in quanto ha proprio possedimenti di libri, no? Del sapere, della cultura, brucia tutto quanto, muoiono diverse persone. Ma in realtà alla fine, ed è stato proprio un pensiero che mi ha messo Renato Carpentieri l'altro giorno in testa, diceva che in realtà però quando i due si salutano e non si incontrano più, c'è un ultimo messaggio di speranza e quasi di possibilità di salvezza che Guglielmo in qualche modo infonde attraverso i suoi insegnamenti a questo giovane Azzo, ed è in qualche modo è una storia di formazione anche quella che andiamo a raccontare. Sicuramente il giovane Azzo sarà un ragazzo, diventerà un uomo diverso a partire da questa esperienza, quindi il fatto che comunque ci sia la possibilità di formazione gli dà un'aura di positività. Grazie.